guardate. Ciao ragazzi, prima di iniziare con questo video in cui vi farò vedere una cerimonia veramente bella, bellissima, vi pregherei di lasciare un mi piace e commentare questo video se volete altri video su questa tipologia. Questi sono dei video che ho realizzato nel sud del Giappone in collaborazione con il governo giapponese. Sono stato davvero onoratissimo che mi hanno invitato di nuovo come ambasciatore, diciamo, per farvi vedere le bellezze di questi luoghi. Questa è stata davvero una delle giornate più belle che ho mai vissuto in Giappone. Mi sono davvero catapultato nella cultura giapponese e ci terrei proprio che anche voi riuscite a gustarvi queste meraviglie di questo paese. Durante questo viaggio che ho fatto a Fukuoka sono stato in due luoghi sacri religiosi veramente importanti e ho assistito in uno alla cerimonia del Kyosui Noen, mentre nell'altro ho addirittura ricevuto una benedizione. Vi farò anche conoscere il sindaco della città che mi ha ospitato e mi hanno portato addirittura a vedere dove vive un sacerdote. Ragazzi, mi sono sentito quasi a disagio, ma veramente emozionato che mi hanno permesso di realizzare questa cosa, quindi davvero spero che vi piacerà, perché non capita a tutti di vedere questi luoghi. È stata davvero la prima volta in più di 10 anni che ho vissuto in Giappone, quindi ragazzi davvero divertitevi. Prima che inizi questo video vorrei darvi alcune nozioni culturali su che cos'è la cerimonia che andremo a vedere, che è la cerimonia del Kyosui Noen. Tra l'altro questa cerimonia arriva direttamente dalla Cina, in realtà in tempi davvero antichi, infatti il Giappone l'ha adottata già durante l'epoca Kofun, quindi 1500 anni fa, anche se ci sono alcuni testi che dicono che si è iniziato a fare questa cerimonia durante il periodo Heian, 500 anni dopo. Comunque praticamente questa cerimonia sarebbe una specie di gioco che faceva la nobiltà dell'epoca e i partecipanti devono praticamente comporre dei versi di queste poesie che si chiamano tanka. Tanka vorrei dire proprio piccola poesia praticamente, quindi sono dei versi molto brevi e delle composizioni poetiche molto corte accanto ad un ruscello. In questo ruscello, vedrete anche nel video, c'è questa tazza che praticamente galleggia e mentre si sposta i vari poeti devono cimentarsi a scrivere una poesia. Questa tazza è piena di sake. Quando compare praticamente questa tazza davanti al poeta, ci si aspetta che lui lo beva come celebrazione del componimento di questa poesia, ma in ogni caso lo deve bere anche se non riesce a comporla. La cosa che mi è piaciuta di più di questa cerimonia è che partecipanti hanno indossato i vestiti proprio della nobiltà del periodo Heian, quindi è stato veramente una festa di colori veramente meravigliosa, tra l'altro accompagnata dalla musica che potrete ascoltare in questo video. Quindi davvero buona visione e ditemi se volete altri video di questo genere. So che quando faccio video di viaggio solitamente vengono visti meno, ma davvero ci tengo proprio che guardate questo video, perché a me ha lasciato assolutamente senza parole e poter partecipare. Poi il fatto che mi hanno permesso di andare così vicino, non lo so. Vabbè ragazzi, io vi consiglio di vederlo questo video se amate il Giappone, davvero non vi deluderà. Quindi buona visione. Buongiorno, ecco la mia colazione. Ho preso un'insalata, delle brioche e dei lychee, un po' di yogurt con la frutta di stagione, un caffè al latte, questo che dovrebbe essere un frullato pieno di vitamine, un succo d'arancia. Dovete sapere che questo è un multivitaminico che tutti i bambini si bevono prima di andare a scuola, quindi me lo prendo anch'io. Ricordatevi di mixarlo bene. Per finire, riso e zuppa di miso. Oggi è il 3 marzo, la festa di Hinamatsuri, quindi andremo a vedere una festa bellissima. Vedete questo fiore di umè? Questo è proprio il simbolo di questo santuario, che è davvero uno spettacolo. Guardate. E dovete sapere che quando vedete queste linee sul muro, in base alla classe ci sono più o meno linee. 5 sono le persone più high class possibili e poi man mano si va a scendere 4, 3 eccetera eccetera. Mi piace moltissimo come in Giappone anche le cose più semplici hanno in realtà un significato molto profondo. Questo è proprio il fiore simbolo di questo santuario. Yeah.
Questo è per purificarsi, Koinobori. Guardate, questo tempio è strapieno di mucche e si dice che se la tocchi sulla testa diventerai più intelligente. Se invece gli toccate le orecchie vi funzioneranno meglio. E se invece toccate gli occhi avrete una vista migliore. E qui di solito tocchi le parti che vorresti migliorare di te stesso. E lei l'ha toccato sul naso, così magari le passa l'allergia adesso che ci sono i pollini. Queste le avrete viste in molti posti in Giappone. Queste sono chiamate A, questa è A, e l'altra invece, quella dall'altra parte, si chiama Mu. E praticamente sarebbero la nascita e la morte. Quindi vorrebbe dire tutto il corso della vita qui dentro succede. E poi vedete questo? Questo viene messo prima di una zona sacra. Infatti stiamo per entrare proprio nel centro di questo santuario. Queste bianche rappresentano i fulmini, mentre le altre rappresentano la pioggia. Bene ragazzi, ho preso un Mikuji che è anche un Mamori, quindi vediamo un po' se mi porta un po' fortuna. Vediamo che cosa mi è uscito nel mio Mikuji. Scopriamo che cosa c'è dentro, vediamo se c'è un po' di fortuna. Questo vuol dire che nel futuro avrò tanta fortuna, speriamo. Ragazzi, voi avevate mai visto la Coca-Cola Lime? Non demire, eh? Proviamo la Coca-Cola Lime. Oshi? Oshi no. Slavona. Carbonara? Carbonara! Carbonara! E per pranzo andiamo a mangiare qui un hamburger. È arrivato il momento del pranzetto. Nanita vedere, no? Guardate che buono che sembra. Dasai fubaga. Se venite qua provatelo assolutamente, sembra buonissimo. Guardate che roba. Niente, io dieta. E ragazzi, guardate che foto carina che ho fatto. Adesso la posto su Instagram. Se ancora non mi seguite, correte a farlo. E ragazzi, ci siamo presi un Ichigo Daifuku, che è famosissimo qui. Sta per iniziare il festival. Guardate che spettacolo. Qui tra poco inizierà la Matsuri, il festival giapponese. E dopo essere andate al Kyokusui Noen, adesso ci spostiamo in un altro santuario shintoista che è chiamato Miyaji Dake. Deve essere veramente bello e faranno una cerimonia proprio per noi. Non posso riprendere tutto, anche se ho il permesso per fare le riprese, però alcune cose preferisco non riprenderle perché lo shintoismo è comunque una religione e è giusto rispettare quando ci sono dei rituali importanti così. Mi sento davvero emozionato di poter essere qui. Vedete, qui bisogna scrivere il nome, l'indirizzo, eccetera, eccetera. E poi qui sotto Onegai Goto, e quindi praticamente si chiederà un desiderio che ci venga avverato. Io ho scelto questo, adesso lo scrivo e poi dopo andiamo a fare il rituale. Adesso seguiamo il monaco che ci spiegherà tutto il rituale, ci dirà anche dove possiamo fare le riprese e dove invece non si può perché magari è zona un pochino troppo sacra. Ecco qui, adesso entriamo qui. Un inchino davanti al tori. Ecco ragazzi che siamo quasi all'entrata di questo Miyaji Dake. Guardate che meraviglia, stiamo per entrare. Qua ci sono i fiori dell'albero di pesco, perché oggi, come vi ho detto, è Hinamatsuri, quindi è la giornata delle ragazze. Qui c'è il fiore di ciliegio che è già in piena fioritura ed è bellissimo. Guardate. Questo è per separare il mondo di noi esseri umani da quello delle divinità. Non lo so voi, ma questa è la prima volta che mi è capitato di vedere l'interno di un santuario. È un'esperienza mistica troppo interessante. Secondo me siete anche fortunati voi essere qui a poterlo vedere con me e assistere a questo evento. Questo è uno dei tesori nazionali
Ci sono molte storie riguardo la storia del Giappone e una dice che il Giappone è nato proprio a Kyushu. Di solito in questa stagione, dal primo portale, quello che avete visto all'entrata del tempio, fino a quello vicino al mare, ci sarebbe questa via della luce, Hikari no Michi, che attraversa tutta questa strada. Oggi purtroppo c'è brutto tempo, quindi non si vede, però in teoria si potrebbe vedere e arriva dritta fino al mare. Guardate che spettacolo questo posto. Ragazzi, mi trovo all'interno del Miyagi Dake e tra poco andrò a incontrare il monaco che mi farà un rituale. Ci vediamo dopo la benedizione. Abbiamo anche conosciuto il sindaco della città di Fukutsu-shi. Che onore davvero. E adesso prendiamo una candela che sta per iniziare il rituale. La luce qui, quando c'è il tramonto, dovrebbe cadere, fare una linea retta che va fino laggiù, vedete dove c'è quell'altro tori, e arriverebbe direttamente al mare. Quando questo succede, noi abbiamo la nostra candela che terremo accesa, poi lo portiamo nel main hall, quindi nel honden laggiù, perché la vita va avanti. In Giappone l'alba significa la vita, mentre il tramonto significa la morte. È arrivato il momento di accendere la candela. Adesso devo un po' coprirla con due mani perché c'è un po' di vento. Che esperienza magnifica. Oggi a cena andiamo in un tipo di ristoranti giapponesi che sono questi yatai, che sono questi specie di ristoranti dove ci si sta in 3-4 e si mangia un po' all'aperto dentro questi tendoni. Oggi c'è la pioggia, quindi diciamo che non è la giornata migliore per mangiare qui. È arrivato il momento della cena, yatai. Guardate che meraviglia. Un posto più tipico di così a Fukuoka non lo potevamo trovare. Kanpai! Kanpai! Alla salute ragazzi. Sono arrivati anche gli yakitori. Guardate che mega pezzo di mentaiko. Queste sono le uova del pesce tara. È arrivato anche il ramen. Ragazzi, oggi dieta. Wow, sono arrivati anche gli spiedini con la lingua. Ragazzi, momento del drink per la chiusura di questo viaggio. Kanpai. Ragazzi, finisce così la giornata di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti qual è stata la vostra parte preferita. Io vado a nanna. Un abbraccione a tutti, alla prossima. Ciao. Spero che vi siate divertiti a vedere questo video. Per me è stata un'esperienza davvero mistica, quindi davvero ringrazio il governo giapponese per avermi fatto assistere a questa cerimonia e anche avermi dato la possibilità di entrare in contatto anche con questi personaggi religiosi e anche politici di Fukuoka. Grazie davvero, è stata un'esperienza senza precedenti, quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Vi lascio qui una playlist con tutti i miei video di viaggi che ho fatto nel sud del Giappone, quindi se ve ne siete persi qualcuno andatevelo a vedere. Ciao!